Sicuro che è questa qua. Visto? Monte Maddalena, da qua. Esatto. Che bello. Va, pensa a novembre, essere ancora dietro a camminare in montagna, sei contenta? Noi lavoriamo. Guarda, guarda. Nonostante il caldo, noi lavoriamo. È giusto. Bravi, così si fa. C'è proprio tutta la Via Crucis con la caverna. Ma qua non è che magari mettono a Natale i bambini Gesù? Può essere. Può anche essere. Sì, c'era scritto. Una grotta. Cosa c'era? Bello. Vai, Babi! Bello e panoramico. Molto bello e molto panoramico. Vai, Babi! Adesso vieni la scatrice che c'è in te. Vai, Babi! Che non ti ferma nessuno. Sai? Esatto, quella ti ferma. Oggi sono partita totalmente fiacca. Come al solito, direi. Occhio. Quanti sassi qua. Vai. So, dovresti proprio qua, dovresti fidarti di me. Non ti fidi di me? Eh? Ah, ok. Mi piace però, no? E sarà anche stracaldo, penso. Perché con la roccia ti lascio tantissimo. Esatto. Panorama. Sì. Oh. Occhio. Sì, che la mia mamma, proprio quella. E quella lì davanti. Sì, però è. Ma tu mi avevi detto questa! Ma questa qua è quella lì, è una e questa qua è Ma una. no, questa è questa, quella è quella! No, sono No, la come stessa. tanto? Ma sì, cioè, scusa Barbara, ti avevo detto che durava 2 ore. C'è anche la strada asfaltata che va su Barbara. Va su anche in mountain bike. Dovevamo andare lì. E vabbè. Che escursione è? Sono messo in macchina. Scusa. Baryshnikov? No! Non Baryshnikov! Ho quell'attore russo che aveva fatto. Non so. Stai chiedendo troppe cose difficili. Non mi ricordo. Vai, Babi. Russo. Povero. Bello qua. Fa un po' montagna, eh? Andiamo. Madonnina, tipo. Sì? Ah, peccato. I galci vuoi che si siano qua? Non lo so, no, qua no. Vai, studia bene il percorso, usa le scale, chiama l'ascensore,
Perché abbiamo l'ascensore qua, allora va. Usa le mani. Usa il culo in testa. Come si arrampica? Se questo si muove un po'. E finché non passa giù. Scusate, mi spungi dopo? No. Ah, guarda, questo vale pallinare. Aiuto, mi uccido. Ah, se? Guarda. Ah, se? Vero? Ma non mai visto montagna con il topo? Eppure c'è. Ma no. Ma come, ma no, ma guarda. 20 minuti di salita un po'. Ma Enrico, ma che, è ancora un'ora. Ma no. Troppo bello, no. Mi piace qua. Però non puoi negare che abbia scelto bene, no? Eh? Come si dice? Con un po' di impegno e tanta vaselina. Enrico? Volgare? È vero. No, è vero. Allora. Poverino, sì. Esatto, cioè. Come no? Occhio. Cosa stai facendo? Vabbè. Vai! Sembra che c'è il torcicollo. No, no. Non è male, eh? Ci mettiamo in forma oggi, avrà. Va su bello dritto qua. Va su bello dritto qua. Panorama notevole comunque. Vai, vabbè. Dai che non ti ferma niente. Va su, su, su. Avevi mai sentita quella canzone? Orrenda. Isa. Ah, sapevo che avesse doppi sensi. Enrico. E come se ne abbiamo fatta di strada? Che paura, eh? Non si vede fondo qua. Non si vede, no? Mamma mia. Però non ho messo l'accento. Eh sì, meglio vedere. Gigante, con quelle belle antenne lì, non c'è da dire. Dai, che sei quasi arrivati, guarda la vetta. Ma che cosa è arrivato? È lì, è lì. Ancora un'ora, non ne abbiamo più. Ma non è vero. Stagnetto. Stanno le ranocchie. E non solo. Anche i serpenti, penso. Eh? Anche i serpenti ci saranno. Vedi che qua c'è il sentiero che va giù due. Ah, qua è dove si riattaccano tutti i sentieri. Capito adesso. Allora, dopo facciamo andare giù di qua. Ultimo sforzo. Siamo quasi arrivati, vai. Con 10 minuti di sforzo siamo arrivati. Arrivati, eh? Ah, spero. È lunghissimo. Devo sedermi un attimo. Sono troppo stanca.
se non sembra, giusto? Esatto. Oh no, quasi arrivati. Bella. Illusi ancora una volta, Barbara. Illusi ancora una volta. Ormai ci siamo, ci siamo. Speriamo quantomeno. Ho abbandonato chiaramente. Come non sono mai venuti abitanti. Può darsi. Un'altra sperimentata inutile. Cosa c'è scritto alla fine? Non so, adesso guardo. Penso di sì, di qua guarda, senza paura nella natura. Cos'è sta roba? Boh, penso che sia la vetta comunque. Dovremmo essere arrivati in teoria. Teoria. Siamo arrivati in cima. Adriano, no! Era ora. Alleluia, figa. Ci potevo credere. E questa è difficilissima. Vediamo un po', sì, sì, questa è la cima, finalmente. Maddalena, metri 875, guarda. Io che fatica. Bello però. Ci possiamo anche mettere qua tranquillo e mangiare adesso, al sole almeno. Il panorama forse è un po' meglio giù sotto. Quando siamo partiti là, qui vedi le bellissime sì. Le antenne. Soddisfacente. Andiamo in vetta, dai. Meno quello. E allora, signorina Babi, cosa ne pensa di questa salita? Posso dire solo una parola. Impegnativa e faticosa. È vero. Non finisce mai. È un'illusione. Si scende, si sale, si sale e si scende. Una precisazione. Quando uscite dal bosco... Qua in cima, praticamente. Qua in cima, sì. In modo che non sbagliate anche voi come abbiamo sbagliato noi. Girate subito a sinistra, fate la piccola discesa e andate al ristorante del Grillo. Esatto. Di fronte al ristorante c'è ancora un piccolo sentierino che sale su. E arrivi qua, è qua. E arrivate qui. Esatto. Qui alla chiesa. E basta. Non andate su fino alla casa abbandonata, alla caserma abbandonata. Esatto. Non ha senso. Non ha senso, esatto. Brava. Saluti e mandi mandi. Buona passeggiata a tutti. Esatto. Ah, che fatica, vero Babi? Sì, tanto. Adesso dobbiamo tornare indietro, sei contenta? Sarà un'altra salita. Faga. Cerco il sentiero numero 2 e ci evitiamo tutte quelle collinette lì dal Menga che abbiamo fatto l'andata. Lo sapevo. Esatto. Speriamo perlomeno, adesso vediamo. Dobbiamo fare un'andata anche questo, lo dicevo però. Sapevo io. Sempre così. Il percorso delle pozze, giusto Barbara? Eh sì. E tu non abbia voglia di tornare di nuovo su o no? No, no. Se vuoi torniamo su.
o no? Vedi che c'è anche l'indicazione lì, sentiero numero 2. Cosa stai facendo? Va? Bello. Eh sì, Barbara, abbiamo fatto proprio quel sentiero lì in salita. Ti piace? Sì, su e giù, salita e discesa. Quello è il sentiero numero 1. Questo è meglio il numero 2. Adesso stiamo facendo il sentiero numero 2. Più bello. Sì, no? Hai un sonno di Madonna? Prendi no. Giusto?